Buonasera a tutti, io sono Luca Fiore, questo è Oggi in Borsa, il format di Money.it realizzato in collaborazione con Scalable Capital, la piattaforma di investimento digitale leader in Europa. Avvio di settimana con il segno meno, in lieve territorio negativo nel caso dell'S&P 500, meno 0,2%, perdite più consistenti invece per il Nasdaq, meno 0,71% e per l'Eurostox 50, in rosso di mezzo punto percentuale. Sostanziale parità per il nostro FTSE MIB che si è fermato a 24.033,05, quindi dopo la chiusura della scorsa settimana sopra la soglia dei 24.000 è stato confermato questo livello chiave per il listino milanese. La settimana si è aperta con le indicazioni in arrivo dalla Cina, dove i numeri macroeconomici hanno certificato l'indebolimento dell'economia dovuto alle restrizioni anti-Covid, e con la revisione al ribasso delle stime di crescita da parte delle autorità europee. Era una revisione decisamente attesa e già scontata dai prezzi, secondo la Commissione. Nel 2022 il PIL di Eurolandia segnerà un più 2,7%, un dato di per sé positivo, ma decisamente inferiore al più 4% stimato solo a febbraio, mentre il tasso di inflazione è stimato al 6,1% dal 3,5% precedente. Questo delta è proprio rappresentato dall'invasione russa dell'Ucraina. Per quanto riguarda il nostro paese, nel 2022 il PIL dovrebbe segnare un più 2,4% contro il più 4,1% del report di qualche mese fa. Sul nostro FTSE MIB la performance migliore è stata registrata da Saipem, più 8,12%, bene anche Tenaris, più 4,27% ed Eni, più 1,36%. In particolare evidenza anche Interpump, più 5,07% dopo la pubblicazione dei numeri trimestrali e il conseguente incremento della valutazione a buy da parte degli analisti di Equita. Bene anche ERA, più 3,96% ed A2A, più 2,2%, su cui l'agenzia S&P ha confermato il rating sul debito, ma spostando l'outlook da stabile a negativo. In rosso invece troviamo Nexi, dopo che BPerbanca, che ha terminato con un meno 0,92%, ha fatto sapere di aver concesso a Nexi, che ha segnato un meno 4,66%, un'ulteriore estensione del periodo per lo svolgimento delle trattative in esclusiva per una strutturazione e revisione degli accordi commerciali in essere. In forte rosso anche Ferrari, meno 3,48% e Moncler, meno 2,16%. Nel comparto bancario Intesa San Paolo ha segnato un meno 0,91%, mentre Unicredit un meno 0,29%. Nel caso della banca di Piazza Gaia Aulenti, la notizia del giorno è rappresentata dall'indiscrezione riportata dal Financial Times, secondo cui l'istituto starebbe cercando di strutturare uno scambio di partecipazioni con società russe per uscire dal paese senza svalutazioni. Sul completo segnaliamo un più 15,63% di Algowatt e il più 10,28% di SIT, mentre tra le performance peggiori abbiamo il meno 6,83% di Datalogic e il meno 5% del Credito Emiliano. In avvio di settimana lo spread BTP Bund non ha fatto registrare variazioni di rilievo, confermandosi in quota 190 punti base. Da Money.it per oggi è tutto, l'appuntamento è a domani. Buona serata.